Nel video di oggi parliamo di come si costruisce un ottimo DJ set. C'è da fare una piccola distinzione, ma soltanto di massima, se si tratta di un set in un locale al pubblico oppure se si tratta di un set registrato, anche se le regole di fondo sono le stesse. O meglio, bisogna tirar fuori il meglio e il massimo, sia che ci si trovi di fronte a dei pubblici, sia che sia qualcosa da pubblicare esclusivamente online. Comunque sempre di pubblici si tratta. Ovviamente, se sei di fronte a delle persone, queste ti influenzeranno in qualche modo e magari si potrà cambiare in corsa qualche cosa. Ben diverso è appunto se è un set preparato nel tuo studio. La cosa può essere comunque gestita allo stesso modo. Puoi avere delle linee base e improvvisare sul momento, oppure avere tutto ben preparato prima e studiato punto per punto. Per quanto mi riguarda, una dose di improvvisazione è sempre richiesta. Cerchiamo di mettere in fila. Un buon set, ci sono miliardi di modi per farlo. Ci sono tantissimi esempi nel quale ognuno può cercare di estrapolare quello che meglio crede. Per quanto mi riguarda, un set ha tre fasi, che possiamo definire banalmente introduzione, parte centrale e il finale. Detto così non è che aiuti molto, però cerchiamo di dare una voce a queste parti. L'introduzione è ciò che ci catapulta dentro un set, quindi dentro un'atmosfera. Si può capire fin da subito dove andremo a parare, oppure può essere qualcosa che va ad evolversi in qualche modo. Comunque sia, l'introduzione deve essere efficace fin da subito. Le persone, sia quando ascoltano sia quando vanno a ballare, non hanno troppo tempo per capire, per decidere se la cosa gli va di seguirla oppure no. Dovremmo essere in grado di prenderle fin da subito, anche se magari andremo ad alzare molto il ritmo. La parte centrale, dove si sviluppa quello che vogliamo dire, è quella che caratterizza in maniera vera e propria il nostro sound. Certo, ci possono finire dentro le influenze più diverse, ma è bene avere chiaro fin da subito cosa è per noi centrale e cos'è che vogliamo far esaltare in maniera speciale nel nostro set. Per quanto riguarda il finale, sempre bene andare a chiudere in bellezza, anche se ci sono meno persone rispetto a quando hai cominciato. Non significa che deve essere una lenta agonia che muore quando non c'è più nessuno. È bene avere un gran finale, perché chi rimane a sentirti, come anche chi rimane ad ascoltarti fino in fondo, posso apprezzare al meglio. Per quanto mi riguarda, di solito nella terza parte cerco di dare una sterzata e di cambiare leggermente le carte in tavola. Mi piace andare a concludere con qualcosa di diverso. Questa è un'idea. C'è chi va ancora più ad appesantirsi e chi tira un po' il fiato. In ogni caso, il finale, che sia più o meno esteso, è bene che sia forte, quantomeno di impatto, che tu faccia in modo le persone vogliano seguirti fino in fondo ogni volta. Per ricapitolare, gli elementi fondamentali di un buon set sono tre: una partenza forte e incisiva, forte come tipologia, non che debba essere forte la musica, ma una partenza decisa che ti porti dentro e che ti invogli a seguire quel DJ set. Una parte centrale ben definita, che sia quella che caratterizza il tuo sound, che anche se improvvisi, che non tu sia a seguire le persone barcamenandoti qua e là, ma che tu faccia in modo di inserire quello che veramente vuoi che le persone sentano o seguano di te e che tu voglia essere ricordato per quello. E poi un finale in bellezza, qualunque sia il modo che tu cerchi di farlo, un finale che si ricordi e che lasci di te un bel ricordo. Questo in ogni singolo set che tu suoni tutti i giorni, ad un grande evento, oppure anche se registri qualcosa soltanto per te a casa. Se hai dei consigli per effettuare un ottimo DJ set, scrivi pure qua sotto nei commenti. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!